La pagliacciata andata in scena allo stadio Arechi di Salerno, a proposito della partita Salernitana-Venezia, ha davvero dell'incredibile. Non fosse altro perché si sapeva già che l'ASL avrebbe fermato la Salernitana, aveva troppi indisponibili, vittime delle emergenze, e quindi è inutile far arrivare l'arbitro, far arrivare il Venezia, far fare l'allenamento al Venezia, quando poi sappiamo tutti quanti che ci sarà tutto adesso un processo burocratico, si arriverà alla ripetizione della partita. È inutile questo. Quindi ci sembra quantomeno sconsiderato, e non è capitato soltanto alla Salernitana, ma è capitato anche ad altre squadre che appunto sono in lista per i rinvii. Non è capitato a Juventus-Napoli, che hanno giustamente giocato la partita, come da protocollo. D'altra parte, come sapete, è finita 1-1. Questa è un'altra storia, è un'altra vicenda. Qui dobbiamo ora parlare della Salernitana, perché la squadra granata è vero che si allontana sempre di più dalle posizioni che scottano, ma è anche vero che tiene due partite da recuperare. E ricordiamo che il Venezia è una squadra che porta bene la Salernitana. Lo ricordiamo quando vinse il campionato la seconda volta che andò in Serie A, l'anno scorso, quando proprio quando il Venezia si sbloccò tutto con Gondò che fece due gol in un minuto e la Salernitana volò per la Serie A. E quest'anno, che proprio alla vigilia della partita con il Venezia, c'è stato l'arrivo del nuovo presidente, il presidente Iervolino. A proposito del presidente Iervolino, è un presidente che sta già lavorando per far bene la Salernitana, però in questo momento, ve lo dico perché io ho appurato tutto e non improvviso, perché io non improvviso, in questo momento il presidente non ha parlato con nessun dirigente in pectore, con nessun dirigente possibile, con nessuno, perché il presidente deve sbrogliare la matassa relativa soprattutto al passaggio di quote. Quando ci sarà il passaggio effettivo di quote, allora il presidente può cominciare a lavorare. In questo momento due persone che hanno portato in alto la Salernitana, come Fabiani e come Bianchi, stanno operando sul mercato. La Salernitana ha bloccato tre calciatori, i quali hanno già detto sì, sono tre buoni calciatori. Naturalmente non vi dico il nome, non ve lo posso dire perché naturalmente il tutto non si deve sapere, ma vi assicuro che Fabiani ha bloccato tre calciatori e che Fabiani sta operando con Bianchi nel calciomercato. Tanto è vero che Bianchi fa la spola con Milano, fa la spola con Torino, fa la spola con Verona, fa la spola con molte città. Fabiani invece si sta muovendo non bene, benissimo per la Salernitana, ancora una volta. Quindi nel momento in cui ci sarà il passaggio di società, poi parlerà con, diciamo, con tutto lo staff il presidente, e in quel momento si vedrà se cambiare o meno. Oggi, al momento, come vedrete nei prossimi 10-15 giorni, non ci sarà nessun movimento, ma forse nemmeno il prossimo mese. Fabiani, Avallone, Bianchi e tutti i membri che stanno intorno alla Salernitana, tutti coloro che stanno lavorando intorno alla Salernitana, continueranno a lavorare normalmente, come hanno sempre fatto, con serietà, con diligenza, con onestà e con la proverbiale sagacia, grazie alla quale hanno maturato risultati eccezionali in tantissimi anni, portando la Salernitana in Serie A. Quindi al momento si parla come si dice, Sabatini. Si parla che lo stanno chiamando a casa giornalisti, controgiornalisti, opinionisti, gente che sta sui siti, anche io naturalmente, e io ci ho parlato seriamente. Perinetti, qualcuno ha scomodato addirittura altri nomi, che
che non sono stati né chiamati né contattati né avvisati, niente, niente, sono invenzioni, pure invenzioni, solo invenzioni, stanno purtroppo inventando il massimo. Poi magari non si sa se Fabiani rimarrà o no, quando ci sarà dunque il momento in cui si dovrà discutere anche dell'assetto dirigenziale. Ma al momento il presidente non ha contattato nessuno, anche perché c'è da chiarire la situazione relativa alle quote. Quindi tutte bugie, tutte palle, tutte fesserie, tutte invenzioni, tutte invenzioni, tutte invenzioni. Non hanno parlato con nessuno. Fabiani ancora.